Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come leggete dal titolo, oggi andiamo ad affrontare la parte economica del Total Natural e andiamo a vedere un po' quanto si spende per prendersi cura in modo naturale dei propri capelli. Allora, io vengo da un percorso di prodotti siliconici che poi ho sostituito con l'Eco Bio, quindi ho alle spalle anche un'esperienza per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti ecobiologici, e da un anno a questa parte invece sono passata al Total Natural, quindi ho eliminato tutta una serie di prodotti che normalmente compravo appunto al supermercato, soprattutto shampoo e balsamo, perché maschere in realtà non ne ho mai utilizzate, però ovviamente compravo anche le tinture sintetiche e tutto quello che ovviamente riguardava il tingere i capelli con tinture di tipo commerciali. Io ho una lunghezza di 1,30 m per 13 cm di girocoda. Ho un terreno piuttosto ampio da coprire, ma la cosa che vi sorprenderà è che io, da quando sono passata al Total Natural, spendo molti meno soldi rispetto a quelli che spendevo in passato. Faccio una piccola premessa: farò una differenza in questo video tra quello che è il catalogo di sostanze che sono necessarie alla mia routine e un altro catalogo di sostanze che invece compro perché mi piacciono, perché sono presa anche dall'entusiasmo dell'acquisto, perché magari ci possono essere delle offerte, perché magari il sito dove devo acquistare fa delle promozioni, ci sono degli sconti e quant'altro. Quindi parliamo innanzitutto della base, di quello che è necessario, e tralasciamo per adesso i soldi che si spendono magari per fare quegli acquisti presi dall'entusiasmo di fare compere, perché può succedere un po' a tutti. Allora, cercherò di fare un bilancio annuale, giusto per farvi capire un po', per darvi una percezione di quello che è il mio budget nel giro di un anno. Però contate che ci sono sostanze che io compro una volta sola, come ci sono ordini che io compro, che io faccio una volta sola e mi durano. Ad esempio, gli oli, io li ho presi una volta sola e poi non li ho comprati più. Allora, partiamo dall'impacco fatto con gli oli, quindi l'impacco pre-shampoo, che solitamente è una cosa che faccio in modo abituale. Ovviamente ci sono dei periodi in cui io vedo che non è necessario farlo e quindi magari gli oli li utilizzo per fare il leave-in. Come olio, diciamo, preferito utilizzo l'olio di cocco. L'olio di cocco io lo compro presso il pakistano di fiducia. Ecco, un altro disclaimer che vorrei fare in questo video è che io compro molto dai pakistani, dagli indiani, dagli egiziani, presso quei bazar che si trovano un po' sparsi per le città, l'ho detto in moltissimi video, e questa operazione non soltanto mi consente di trovare dei prodotti molto più naturali, meno artefatti e anche più indicati e più delicati, perché destinati spesso all'alimentazione, quindi ovviamente sono dei prodotti che non sono lavorati o raffinati, e soprattutto mi consente di spendere molto meno. Molto 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 meno. Poi chiaramente ci sono delle sostanze che non riesco a trovare dai pakistani, ovviamente acquisto online. Detto ciò, allora, per l'impacco oleoso io utilizzo l'olio di cocco, che poi vado ad addizionare a mio piacimento con altri burri o altri oli, ma di solito l'olio di cocco è praticamente la base di tutti i miei impacchi oleosi e del mio leave-in. L'olio di cocco 250 ml mi costano 2,50 euro. Contate che io l'ho comprato, allora, io ho comprato un olio di cocco nella mia vita e poi un altro mi è stato regalato da una mia amica, quindi quello, vabbè, non si conta, che è un barattolazzo di mezzo chilo. Quell'olio di cocco lì io l'ho utilizzato per 3-4 anni, quindi io 2,50 euro li ho consumati in 4 anni. Poi che io abbia voluto aggiungere il burro di avocado, il burro di karité, l'olio di mandorle, che mi costa 2 euro 250 ml e ce l'ho ancora, perché io ho ancora il primo olio di mandorle che comprai 4 anni fa, perché già 4 anni fa avevo cominciato a guardare qualcosa degli oli e ce l'ho ancora. Per quanto riguarda gli oli, ecco, veramente un gran risparmio. Poi impacco idratante. Allora, se avete visto i miei video riguardanti le preparazioni cosmetiche di semi di lino, semi di fieno greco e polvere di fieno greco, vi accorgerete che si ricava un ettolitro di gel con pochissime quantità di sostanza secca. Io con un cucchiaio di
polvere di fieno greco, ricavo una bella tazzona di gel che divido a cubetti, che poi vado a consumare nel corso dei mesi. Io ho ancora scorte di questo cucchiaio di polvere di fieno greco, ce le ho nel freezer, congelate, e sono di quest'estate. Cioè, e io faccio lo shampoo una volta a settimana col fieno greco, quindi comunque le vado a consumare. Quindi vedete voi quanto veramente dura sta cosa. Allo stesso modo, i semi di fieno greco e i semi di lino. Allora, dal Pakistano 400 grammi di semi di lino 2 euro. Cioè, i semi di lino mi durano tantissimo perché io ne utilizzo 10-20 grammi per preparare veramente una bella tazzona di gel e mi dura tantissimo tempo. Il gel di fieno greco che lo ricavo dai semi, un pacchetto da 100 grammi mi costa 1 euro, mentre la polvere a volte la trovo dai pakistani, a volte no. Dai pakistani 100 grammi di polvere la pago 1 euro, mentre quella con cui mi sono trovata meglio in assoluto è quella di Zen Store e anche quella mi dura veramente tantissimo. Quindi facendo adesso una media, io ho speso per l'olio di cocco 2,50 euro in 4 anni, per i gel penso che mi durerà 5 anni un sacchetto da 400 grammi di semi di lino perché ne uso poco. Quello che uso di più è il fieno greco, però capite bene che una bustina di semi mi dura circa un annetto. Quindi 1 euro all'anno. Se lo alterno con la polvere, una bustina mi dura due anni e mezzo, più o meno. Lo shampoo, allora, lo shampoo lo faccio con il fieno greco, quindi ci rifacciamo a quello che vi dicevo prima. E poi la farina di ceci. La farina di ceci io la compro sempre dai pakistani, 2 euro un chilo. Oppure in Sicilia costa un po' di più e mezzo chilo mi costa 1,30 euro. In Sicilia però. Contate che io mi faccio uno shampoo a settimana e utilizzo circa 30 grammi di farina, fate voi il conto, ecco, quindi è un bel risparmio. In più allo shampoo aggiungo gli oli essenziali. Quelli che ho preso sono di Zen Store 1, quello di Thea Tree, che è costato mi pare 2 euro e qualcosa, ma ne metto proprio due gocce, quindi ancora li ho comprato a giugno dell'anno scorso, quindi ce l'ho ancora una boccetta sana. E poi ho quello alla lavanda che è di Aromazone, che mi costò sempre 2,50 euro se non erro. Quindi già il mio shampoo è abbastanza economico. La cosa invece che mi costa un po' di più, e qua andiamo nella zona diciamo un po' più meno economica, ma anche lì dipende, cioè non è che il cidre, che lo devo acquistare online necessariamente perché non lo trovo dai pakistani e in erboristeria in realtà non ci vado quasi mai. Contate che io a shampoo ne utilizzo 5-10 grammi di polvere di cidre, quindi pochissimo, e faccio pochi impacchi. Risciacquo acido praticamente non serve nulla perché l'acqua che avete a casa, il rubinetto, e l'aceto. A me 1,5 litri mi costa 60 centesimi, io ne uso mezzo bicchiere per dopo ogni shampoo e poi il risciacquo basico prima dell'ennè, che ovviamente il bicarbonato ne uso un cucchiaio, costa 1 euro una confezione di bicarbonato, quindi comunque cioè non spendo veramente nulla. Passiamo invece adesso alla zona luxury, alla parte diciamo da benestante. Io faccio su Aromazon ormai da quando ho iniziato a curare i capelli, quindi circa 4 anni fa, un ordine ogni tanto. Che cosa vuol dire? Che io spendo su Aromazon una cifra tale da poter fare scorta, una cifra tale da poter abbattere i costi di spedizione, che sono esorbitanti su Aromazon, anche perché devi superare mi pare i 50 euro, non so. La spedizione costa 7,90, quindi figuratevi, io faccio un ordine di 60 euro ogni 3 anni. Questo mi consente di fare scorta di Indigo, che è l'Indigo con il quale io mi sono trovata meglio nella mia vita, quello di Aromazon. Cidre, fantastico, ashwagandha, brahmi, neem e altre erbette che mi possono servire, o oli essenziali che mi intrigano. Però questo ordine io lo faccio una volta ogni 3 anni. Con 60 euro spendo quindi 20 euro in un anno, diciamo, facendo una media, che poi dipende, può essere anche che li utilizzo per 4 anni queste cose, perché prendo così tante cose, le cose costano così poco e le quantità sono così maggiori nelle confezioni, che veramente un prodotto vi dura tantissimo tempo. Questo è quello che faccio di straordinario. Poi chiaramente se sono presa dalla sindrome dell'acquisto entusiasmante e voglio prendere delle cose nuove, voglio provare delle cose nuove, allora lì
ci discostiamo dalla sfera del necessario e ci addentriamo nella sfera dello psicopatico, cioè dello shopping patologico. E vabbè, allora lì sono altri numeri, chiaramente lì dipende l'ordine, devi spendere dei soldini in più chiaramente, però la sfera del necessario comprende l'olio di cocco, il gel di semi di lino, il fieno greco, la farina, il sidre e gli oli essenziali e l'aceto per il risciacquo acido, quindi fate voi il conto, è veramente pochissimo. Spendo molto di meno rispetto a quando compravo i flaconi di shampoo, rispetto a quando facevo le tinture sintetiche. Vorrei fare un piccolo PS riguardo l'enne. Io, avendo questa lunghezza, utilizzo vagonate di enne e forse questa è una sostanza di tipo necessario, perché rientra tra le mie cose necessarie, che effettivamente mi fa spendere più soldi. Cioè l'enne è una cosa dispendiosa, non perché lo sia per sé, perché dal pakistano io compro lo Zarka e mi costa una confezione da 100 grammi 1,50 euro, quindi veramente pochissimo. Solo che poi ci devo mettere le erbette riflessanti, ci devo mettere l'indigo. Devo consumare due confezioni di enne. Adesso che sono passata al nero, devo ennare una volta al mese. Quindi quello che veramente mi fa spendere di più è proprio tingere i capelli in modo naturale. Però perché io ho una lunghezza molto molto lunga. Se voi avete una normo lunghezza, chiaramente spenderete molto meno di me. Questo è proprio ciò che mi fa spendere di più in realtà. L'enne, a parte essere una sostanza con la quale tingo i capelli, è una sostanza che mi aiuta tantissimo anche per il versante curativo, perché l'enne comunque non tinge soltanto, ma va a curare proprio i capelli, quindi è una cosa alla quale non rinuncerei mai. In ogni caso, prima di concludere il video, io dico, anche se spendessi di più, io non tornerei mai indietro, perché io mi trovo benissimo con i miei capelli, mi piacciono, sono belli, sono morbidi, sono lucidi, crescono, non si rompono, sono robusti. Cioè io, anche se spendessi qualcosina in più o anche se non avessi risparmiato niente rispetto alle vecchie routine, io non cambierei mai, perché i benefici sono tantissimi. Niente ragazze, io ho concluso questo video. Vorrei però che nei commenti mi faceste sapere quanto spendete voi nel giro di un annetto, giusto per fare una media, e anche che mi diceste cosa utilizzate per fare lo shampoo, se utilizzate qualche mix, se avete provato il mio mix che vi lascio qui in alto nella bandina se non l'avete ancora provato. E ci sono molte ragazze che si sono trovate veramente molto bene con il mio mix e sono molto molto contenta. Dimenticavo, utilizzo anche molto spesso la Katira e il gel d'aloe. Il gel d'aloe però io lo raccolgo in campagna quando scendo a casa mia in Sicilia, perché in Sicilia i miei genitori, cioè la mia vecchia casa dove abitavo quando ero piccola, tristezza, niente, è brutto sapere che quella adesso è la casa dei miei genitori, non più casa mia, nel senso, quando vai via di casa, cioè io un giorno avrò una mia casa che non sarà più questa, però vabbè, un attimo di angoscia. Io abito in campagna e c'è proprio una strada che arriva alla chiesa centrale, c'è una sorta di chiesa in cima alla montagna sul Cocuzzolo, e lì tutta questa zona è costeggiata di aloi, quindi io e mia madre ci mettiamo gli scarponcini, ci facciamo una bella passeggiatina col sacchetto e il coltello e andiamo a raccogliere le foglie di aloe. Quando torno a casa le trituro all'interno del mixer e le conservo, quindi questo è a costo zero, mentre la Katira, 100 grammi di Katira mi costa 1 euro dal pakistano. Contate che servono 5 grammi di cristalli per fare una ciotolazza di gel. Fatevi voi il conto di quanto andrò a spendere. Alternando ovviamente tutte queste sostanze, io alla fine, cioè queste cose mi durano anni, perché non uso soltanto una cosa, ne uso di più che costano veramente poco, e quindi anche questo poco mi dura tantissimo tempo. Ecco, fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere quali sono le vostre sostanze preferite, e soprattutto fatemi sapere come le adoperate, perché sono veramente molto curiosa. Adesso io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.